Benvenuti, bentornati, ciao a tutti. Siamo tornati nella vecchia postazione. Buon anno, anche se in verità un mio video è già apparso su questi schermi i primi di gennaio, ma l'avevo registrato prima delle vacanze di Natale, quindi torno adesso con questo video effettivamente qui sul canale con l'anno nuovo. Ho il solito naso rosso. Adesso però il paragone non sarà più quando avrò il naso rosso perché mi sono appena soffiata il naso con naso da ubriacone, da ubriacona, ma col naso di Killian. Perché se avete visto i Golden Globe, ha vinto il Golden Globe, cioè come poteva non vincerlo con quel capolavoro di Oppenheimer. E quando è andato a ritirare il premio aveva il naso tutto rosso perché sua moglie nel festeggiare quando è stato annunciato che aveva vinto, l'ha baciato sul naso e gli ha lasciato tutto il rossetto rosso. Mannaggia te! Quindi naso rosso come Killian alla premiazione del Golden Globe. Va bene, sta cavolata. Vi volevo ringraziare perché nell'ultimo video, appunto quello della tombola letteraria, avete risposto in tantissimi sotto. Io mi sono divertita a leggere le vostre risposte. E ho preso anche appunti, spunto per aumentare la wishlist perché avete parlato di titoli che mi hanno incuriosito, quindi come sempre qua è un farsi male a vicenda, io faccio aumentare la vostra wishlist ma anche voi fate aumentare la mia. E ultima comunicazione di servizio, sono una cretina e lo ammetto così candidamente e sinceramente, perché io dovevo girare l'ultima puntata del bookshelf tour dei libri non letti, ovvero i libri dell'ultimo scaffale qui sotto dove ci sono queste antine bianche. Il problema è che il primo giorno di vacanze di Natale, che era sabato, è stato sabato 23. Io mi sono svegliata la mattina, non lo so, forse per prepararmi alle 2 settimane che si prospettavano davanti a me, 2 settimane belle da una parte, un po' pesanti dall'altra, perché con i bambini a casa da scuola, quindi H24, 7 su 7 sempre con me, mi è venuto lo schizzo, ho detto basta, io in questo caos non ci vivo più. E non so, vabbè, forse non si nota tanto, ma ho tirato giù tutti i libri delle librerie dove ottengo i libri non letti. Una cosa che, cioè, quando sono arrivata a metà del lavoro, ho detto: ma perché? Perché che cavolo di traumi infantili hai? Problemi mentali? Perché? Perché tutto questo poi con i miei figli a casa, quindi non sono lì, mi concentro, faccio una tirata unica, no, perché poi mi dovevo interrompere per ovviamente stare con loro, preparare da mangiare, cambia il pannolino, mamma abbiamo litigato, mamma viene a vedere cosa ho fatto, quindi già un lavorone interrotto 1250 volte, ho tirato giù tutto, quindi tutte quelle in salotto e tutte queste qui dietro, e ho ordinato tutti i libri non letti in ordine alfabetico. Adesso sono molto contenta e felice di aver fatto questa cosa perché finalmente, se voglio cercare un libro, so dove andare a colpo sicuro. Ma è stata una lavorata da spararsi un colpo in testa. Mi è venuto però sto schizzo perché effettivamente, avendo tantissimi libri non letti, e riparleremo di questa cosa quando riproporrò un tag che ha fatto Selvaggia, che mi è piaciuto un sacco, dei libri non letti, la quantità di libri che uno ha in casa, eccetera, eccetera. Mi sono resa conto che molte volte io non mi ricordavo se avevo un libro, se l'avevo già comprato, e cercarlo in quel caos, perché io non ho una memoria, visiva, non ho una memoria fotografica per niente, e soprattutto i libri, usandoli per fare i video, molte volte li spostavo perché tiravo giù una pila di libri, poi quando la rimettevo su, infilavo in maniera diversa, quindi non sempre i libri erano nella stessa posizione. E ancora di più quando volevo leggere un libro, magari insieme alla Lia, Selvaggia, o mi veniva in mente un libro specifico, cercarlo era un caos, perché oltre a questo tutto qua, poi tutta questa, ho tutta la colonna che c'è in salotto e tutti in doppia fila, quindi c'è una cosa da spararsi un colpo in testa. Quindi ho detto, se ce li ho in ordine alfabetico come il resto della libreria, sempre tenendoli divisi, però tutte e due in ordine alfabetico,
quando mi serve un libro o mi voglio ricordare se ce l'ho oppure no, perché avendone tanti a volte mi sfuggono alcuni titoli, vado a vedere nella mensola della lettera corrispondente e vado a colpo sicuro. Peccato che non ho pensato che facendo così, ridisponendoli tutti, io non mi ricordo quali erano i libri che non vi avevo fatto vedere, che erano lì sotto nell'ultimo scaffale. Quindi il bookshelf tour dei libri non letti finisce così, con questa bella storiella che vi ho appena raccontato, finisce miseramente così. Non saprete mai quali sono gli ultimi libri che vi dovevo far vedere, perché ovviamente non me li ricordo. Non ho voglia di andare a vedere tutti i video che ho fatto per andare poi a spulciare, capire cosa non vi ho fatto vedere, e quindi questa sono io. Mi dovete voler bene per quello che sono. Altrimenti, ciao, ci sono tante altre persone più brave di me che e più ordinate e organizzate che parlano di libri. Io sono così. Detto questo, per riprendere un po' il ritmo, anche perché qui, come nella casa di tutti quanti, dopo 2 settimane di semi relax, perché con 2 figli piccoli non è mai relax. Abbiamo ricominciato con i ritmi belli strong, più che altro con la sveglia. Cos'è sto cosa? C'ho l'alettone stamattina. Con la sveglia alle 6, quindi sono sveglia da 2 ore e 20 e non ho ancora preso caffè e niente, quindi non so neanche come mi chiamo. Quindi per prendere i ritmi un pochino con della calma, oggi book haul che sarà suddiviso in velocemente i libri che ho trovato nel calendario dell'avvento della libreria Biblion, velocemente perché ve l'ho già fatti vedere in un video totalmente dedicato a quel calendario dell'avvento, quindi se li volete vedere con un po' più di calma andate a vedere quel video, adesso li passo giusto così. Regali che mi sono, librosi che mi sono arrivati da parte vostra e libri che ho comprato io che sono praticamente tutti libri usati perché mi sono data all'usato nel mese di dicembre. Allora, libri che ho trovato nel calendario dell'avvento, calendario dell'avvento che è stato fatto dalla libreria Biblion, se mi seguite da un po' le conoscete perché le ho nominate spessissimo, io le chiamo le Biblione, anche se in verità non c'è confidenza tra di noi perché non le ho mai conosciute personalmente, ma lo dico con affetto perché da quando le ho scoperte mi si è aperto un mondo, sono due libraie bravissime. Che fanno video anche loro qui su YouTube, cioè fanno delle dirette Facebook che poi caricano anche qui su YouTube, io le ho scoperte proprio così, dove parlano appunto delle novità che arrivano in libreria, dei loro gruppi di lettura, dei libri che hanno letto loro. E quest'anno hanno iniziato questa, spero che sarà una tradizione, perché sicuramente lo vorrò rifare anche l'anno prossimo, del calendario dell'avvento. Dentro non c'erano solo libri, c'erano anche altre cose tipo cioccolate, tè, penne, eccetera, eccetera. Tra l'altro, non mi ricordo chi di voi mi ha detto, sotto al video dove spacchettavo appunto tutti, facevo vedere tutte le cose dentro il calendario dell'avvento, che la penna quella con, sopra l'alberello di Natale si illuminava. Io senza di voi non potrei vivere perché mi. Ingenuamente io ho detto: ah, che bella la penna con tutte le piume e l'albero di Natale, ma se poi la sbatti si illumina. Fantastica. Quindi grazie, grazie perché siete sempre sul pezzo molto più di me. E dentro ho trovato questi libri. Allora, Un vulcano silenzioso, la vita di Emily Dickinson, sono queste edizioni dell'Orma editore, e sono i libri che si possono spedire. Penso che ormai li conosciate già tutti, hanno questa copertina che poi con le istruzioni che ci sono qua si può richiudere e uno se vuole fare una sorpresa, un regalo un po' vecchio stile, quindi spedirlo tipo lettera come si faceva una volta, può spedire il libricino senza neanche imbustarlo perché c'è tutto l'occorrente per far sì che diventi esso stesso una busta e una lettera. Quindi questo qui. Poi, Il passo di Amagi di Matsumo Seiko, pronunce, ormai lo sapete, mi conoscete, io provo a leggerle, poi di sicuro non saranno sbagliate. Questo libricino minuscolo è un racconto che mi ispira parecchio, perché se non sbaglio è ambientato in montagna. Dov'è che avevo letto? Papapapapa. O me lo sto inventando, forse lo sto confondendo con un altro. Ah no, qua dietro. Mi ricordavo bene. Un ragazzo che sale per una strada di montagna battuta solo da qualche raro viandante. Una giovane donna in elegante kimono che per un tratto lo accompagna e poi lo abbandona. Un lungo tunnel nei cui pressi un uomo verrà trovato assassinato. Non dico altro.
Poi questo libro di Judith Viorst, La gente e altre seccature. No, questo non, no, sto dicendo una cavolata. Questo non è delle Biblion. L'avevo, perché c'era anche questo delle Biblion che è uguale. No, quello è un'altra cosa. Andava con questo. Sì, mi sono confusa. Scusate, dicevo, di Silvia Breh, Le campane, un libro di poesie, ma sono riconoscibili queste edizioni che devo mettere così se non si vede una mazza, di Einaudi, che fanno parte della collana di poesie e sono riconoscibili perché oltre alla solita copertina bianca mettono di solito una poesia. Non so se è la più famosa o scelta dal curatore della raccolta, la poesia comunque in copertina, un libricino mignon. Poi di Silvio D'Arzo, Casa d'altri, anche questo mi ispira tantissimo. A Montelice, un paesino immerso nell'aspro paesaggio dell'Appennino emiliano, da quando la guerra è morta, la vita scorre dura e monotona. Il giorno e la notte si susseguono inesorabilmente e il silenzio viene rotto solo dall'abbaiare dei cani e dai campanacci dei bovini che scendono dal monte ogni sera. Il narratore, protagonista del racconto, è un parroco stanco e disilluso, un prete da sagre e nient'altro, come si definisce lui stesso. L'incontro con Zelinda, un'anziana che conduce un'esistenza misera, solitaria e selvaggia, e una domanda che da tempo grava su di lei sconvolgeranno le certezze del sacerdote, a tal punto da destabilizzarlo fino a portarlo a provare vergogna di tutte le parole del mondo. Anche questo è un racconto, un libricino piccolo che si legge in un soffio, ma dalle premesse promette molto bene. Poi, chi ha visto il video sa la mia felicità quando ho trovato questo libro che desideravo e ero già pronta ad andare a comprare. Fortunatamente ho spacchettato prima i pacchetti del calendario, così non mi sono trovata un doppione, di Paolo Nori, Le cose non sono le cose. Sapete che a me piace molto Paolo Nori, avevo visto sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato questa copertina, quindi ero andata a sleggiucchiare, a capire di cosa trattasse il libro e vabbè, poi Paolo Nori diciamo che lo compro quasi a occhi chiusi perché ho già letto tre suoi libri, a me piace molto e quindi quando l'ho trovato nel calendario dell'avvento sono esplosa di felicità. Poi un libro che molto probabilmente leggerò insieme a Lia perché alla fine l'ha comprato. Faccio questo spoiler, faccio sempre spoiler io. Non faccio spoiler sui libri, ma su quello che leggono e comprano le mie amiche. E Whale di questo autore coreano, Cheon Myeong, vabbè, sembro un gatto in calore, sto zitta che è meglio. E lui, lo leggete. Libro che forse io non avrei mai comprato. Ma che in verità quando ho letto poi la quarta di copertina mi ha sbalordito, mi ha incuriosito parecchio, non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro, appunto, la Lia non era tanto convinta, infatti mi aveva detto poi me lo presti. Alla fine si è decisa, l'ha comprato, quindi probabilmente lo leggeremo insieme. Ambientato in un remoto villaggio della Corea del Sud, il romanzo meravigliosamente congegnato da l'autore segue le vite intrecciate di tre personaggi. Jeonbok, una donna estremamente ambiziosa che insegue l'indescrivibile brivido provato quando ha visto per la prima volta il dorso di una balena nell'oceano, sua figlia Chunhui, muta ma in grado di comunicare con gli elefanti, e una misteriosa donna con un occhio solo che sa controllare le api fischiando. Anche qui dalle premesse sembra un libro veramente straordinario. Un po' fuori dai canoni e quindi mi ispira tantissimo. Poi di Thomas Eloy Martinez, Purgatorio, anche questo libro sconosciuto, ma felicissima di averlo tra le mie mani perché poi, vabbè, le scelte di Margherita. Perché tutte le volte che devo dire, sono così abituata a chiamarle le Biblione, Paola e Margherita. Secondo me sono sempre ottime scelte, hanno dei gusti veramente sopraffini e dove mi ci ritrovo, spesso mi ci ritrovo nei loro gusti e mi fanno scoprire autori e titoli che altrimenti io da sola non avrei mai scoperto, quindi sono estasiata, estasiata da questi titoli che hanno scelto per questo calendario dell'avvento. Poi di Maggie Nelson, Bluets, non lo so.
libro della Nottetempo, casa editrice che mi piace abbastanza, che sto scoprendo pian piano, mi piace abbastanza, un libro che secondo me si legge velocemente. Tra l'altro noto adesso che sono tutti paragrafi numerati, non so se si vede, sono tutti piccoli paragrafi, 1, 2, 3, 4, 5, tutto così il libro, quindi sembra quasi che siano delle riflessioni, delle annotazioni, non è un testo unico, poi sicuramente leggendolo verrà fuori una riflessione, un fil rouge che le accomuna, comuna tutti questi paragrafi, però non avevo visto che era fatto così. Stranissimo. Quindi questo è di Lea Ipi, non penso che sia così la pronuncia, ma vabbè, Libera, anche questo è un libro che quando ho visto mi ha reso molto felice perché è un libro ambientato in Albania ed è una letteratura che mi ha sempre incuriosito, la letteratura di quella zona, soprattutto dell'Albania, mi ha sempre incuriosito, poi ne ha parlato molto, ne avevo già anche detto, ma ve lo ridico anche se di sicuro la conoscete, avete già visto, ma se qualcuno se l'è perso sarà Cantoni, ha fatto proprio un percorso su scrittrice, forse anche scrittori albanesi, è un percorso molto, molto bello e molto accurato. E quindi quando ho visto questo libro ambientato in Albania, felicissima perché era una letteratura che era da tanto che volevo iniziare a conoscere e quale migliore occasione. Adesso stop perché mi devo soffiare il naso e poi andiamo avanti. Ok, col naso sempre più rosso. Adesso veniamo ai regali. Uno ve l'ho già spoilerato perché mi ero sbagliata, l'avevo messo nella pila sbagliata. Allora, adesso però io qua avevo fatto una pila e non mi ricordo più se questo va con questo. Vabbè. Allora, questo ve l'ho fatto vedere prima, è un regalo da parte di una di voi che mi ha fatto sorridere parecchio e mi incuriosisce tantissimo. Perché, come vi ho fatto vedere prima, il titolo lo sento molto mio, La gente e altre seccature. Io che sono una persona, in verità, cioè quando sono in buona e quando lo decido io, sono una persona che fa volentieri baracca, sto in mezzo alla gente, chiacchiero, sono socievole, ma quando lo decido io, altrimenti sono il più brutto Grinch che esista sulla terra, statemi tutti su di dosso, vi odio tutti. Quindi questa persona giustamente, quando ha visto questo titolo, ha pensato a me, chissà perché, e me l'ha voluto regalare. Io contentissima di questo regalo, non vedo l'ora di leggerlo. Stavo leggendo qui la poesia in copertina. Le seccature di cui parlano le poesie di Judith Viors sono quelle della vita quotidiana, brillantemente mescolate ai problemi sociali e politici e alla presa in giro delle mode. Judith Viors, io continuo a pronunciarla così, ma non sarà questo, vabbè, la pronuncia del suo cognome, riprende l'antica tradizione dei ritratti di tipi umani, da Marziale in poi, e così i suoi versi disegnano il personaggio della donna che mette via sempre qualche soldo ogni giorno, o l'uomo che non presta mai niente a nessuno, o quell'altra che parla sempre dei suoi mali, ma non ascolta quelli del prossimo. Conosco parecchia gente così. O, più legata ai suoi tempi e ai nostri, la coppia che prova disperatamente a seguire i dettami del politically correct. Politicamente corretto, diciamo in italiano. Tutti questi caratteri hanno un aspetto caricaturale, ma vengono raccontati anche attraverso l'educazione che li ha formati, il martellamento degli insegnamenti e delle convenzioni sociali, che sono in fondo il vero oggetto della satira. Adoro, adoro perché le mie amiche che mi conoscono e sanno i pipponi che faccio quando parto da un evento della mia o della loro vita per poi far tutti dei pipponi filosofici, pedagogici, psicologici, mi perdo e mi odiano. E quindi adoro, adoro questa cosa di questi personaggi che vengono descritti in maniera caricaturale, ma poi si va a scavare dietro a quello che c'è dietro, quindi l'educazione che li ha formati, gli insegnamenti, le convenzioni sociali, cosa che io odio particolarmente. Quindi grazie, grazie ancora, felicissima di questo regalo. Poi, qua non l'ho ancora, cioè l'ho spacchettato, ma non ho tolto
come si dice, l'infiocchettamento, scusate, mi è venuto prurito al polso, non lo so quale malattia è, perché ve lo volevo far vedere così, perché è troppo bello, poi adesso lo spacchetterò perché voglio anche leggerlo. Guardate che meraviglia, con che cura è stato fatto questo infiocchettamento di questo libro, bellissimo. Cioè, io adoro queste cose anche perché io non le so fare, non ho pazienza di farle. Tra l'altro con questo bigliettino personalizzato, con questa casetta solitaria che mi rappresenta particolarmente, con questi due alberi spogli, e qua c'è il mio nome. È fatto tipo fotografia, perché anche dietro, se vedete, cioè è bellissimo, la cura, quindi, cioè, veramente, la cura di questo pacchettino, di questo regalo. E adesso, senza spaccare niente, se ci riesco in diretta, perché poi voglio comunque tenere il fiocco e i biglietti, il libricino è questo, Baci Polari. Lo guardo con voi per la prima volta. È bellissimo, un libricino che posso guardare anche con i miei bimbi, quindi doppio regalo perché è per me e per loro. E ci sono tutte questi disegni con la descrizione di quello che succede nel disegno. Insonnia, cosa che per il momento non mi colpisce, il ricordo, quindi insomma è un libro che leggendolo con i miei bimbi lo posso utilizzare anche per visualizzare, oltre che cose concrete come appunto la cucina, anche dei sentimenti, tipo la tristezza. Quindi graditissimo, felicissima. Cioè, è proprio una coccola. Mettiamo così. Poi, chi mai mi avrà spedito dei libri? Se non Jessica, lettrice tra le non lo so, stupiti, vero? Perché praticamente a ogni buco la nomino. Perché quella pazza furiosa, ovviamente lo dico con tutto il bene che le voglio. Niente, mi riempie di libri. Lei ogni tanto fa un pacchettino, mi spedisce dei libri. E io sono la donna più felice del mondo. Mi ha spedito Per il mio bene di Emma Stoccolma, che detto così sembra una barzelletta. Emma Stoccolma, va bene, basta. Battuta becera, però va bene. Tra l'altro, una ragazza, una donna bellissima. Mi piace tantissimo, non l'avevo visto. Ah, è uno pseudonimo, per fortuna che non ti chiami così. È lo pseudonimo di Morwen Mogherou, boh, Mogherou, Morwen Mogherou, perché è nata in Francia, non lo so, io quando sono francesi ci aggiungo l'accento finale così, ad cazzo. Alla fine del 1983, quindi giovanissima, più giovane di me, scappa di casa a 15 anni per sfuggire agli abusi materni e si trasferisce in Italia. Inizia a lavorare come modella. Infatti è una bellissima donna, ma lascia il mondo della moda per la musica. In poco tempo diventa una delle più importanti e popolari DJ italiane. Perché non ti conosco? Boh, così non mi dici niente. Nel 2017 vince Pechino Express, quindi vuoto perché non ho mai guardato Pechino Express, non mi è mai piaciuto. Non inorridite perché so che ci sono tanti fan di questa trasmissione, ma a me proprio non mi ha mai incuriosito, e comincia a seguire i grandi eventi musicali per Rai. E su Rai 1 il Prima Festival. Non seguo il festival, quindi non l'ho vista neanche lì. Dal 2017 conduce con Gino Castaldo il programma Back to Back su Rai Radio 2. Vabbè, insomma, ha fatto un sacco di roba, quindi sicuramente la maggior parte di voi l'avrà vista e la conoscerà. Io invece, che vago sempre nei meandri, nel buio della mia ignoranza, non la conosco, ma ha avuto una vita. Ah, ha avuto una. Sì, vabbè, penso che ce l'abbia ancora, ma ha avuto una vita bella, pregna e strong. Qua c'è ovviamente il bigliettino di Jessica. Nello specifico, in questo libro cosa ci racconta? Non sei mai al sicuro in nessun posto. Questo ha imparato Morwen, una bambina di 5 anni. Quindi la protagonista di questo libro si chiama come lei, quindi probabilmente sarà abbastanza autobiografico. Non so se fiction o non fiction, però sicuramente ci saranno dei tratti autobiografici. Perché Morwen ha paura di un mostro?
Un mostro che non si nasconde sotto il letto negli armadi, ma vive con lei e controlla la sua vita. Un mostro che lei chiama mamma. La persona che dovrebbe esserle più vicina, che dovrebbe offrirle amore e protezione, e invece sa darle solo violenza e odio. La picchia, la insulta, le fa male sia nel corpo che nell'anima. A lei e a Gwendal, suo fratello, scusate, non ho tolto la suoneria, di pochi anni più grande. Morwen prova a fuggire, ma la società non lascia che una bambina così piccola si allontani dalla madre e tutti sembrano voltarsi dall'altra parte davanti alle scenate, ai conti che si faranno a casa, ai lividi. Così, aspettando e pregando per una liberazione, Morwen imparerà a mettere su una corazza, a rispondere male ai professori, a trovare una nuova famiglia e un primo amore in un gruppo di amici, a usare la musica per isolarsi e proteggersi. Finché compiuti 15 anni riuscirà finalmente a scappare di casa e intraprendere il percorso fatto di tentativi ed errori che la porterà a diventare Emma Stoccolma, amatissima DJ e conduttrice radiofonica. No, allora è proprio la sua biografia. Per la prima volta Emma Stoccolma racconta il suo passato, il tempo in cui il suo nome era ancora Morwen Mogerou, e lo fa scrivendo un libro che, attraverso la sua esperienza individuale, riesce a raggiungere sentimenti universali. Deve essere un libro bello. Peso che indaga ovviamente un rapporto tossico tra madre e figlia, quindi molto molto nelle mie corde, ma ovviamente Jessica ormai mi conosce molto bene e sa dove andare a parare quando mi spedisce i libri. Mi ispira tantissimo, potrebbe essere una delle prossime letture. E quando ho visto questo, questa è stata la mia reazione, così, perché è un autore che ho già conosciuto con uno dei suoi libri più famosi. E volevo continuare a conoscerlo. E questo titolo, tra l'altro, non lo conoscevo, non sapevo nulla di questo titolo, quindi felicissima. E sto parlando di Pelucco, Daniel Keyes con la Quinta Sally. Io ovviamente ho letto il famosissimo Una stanza piena di gente, letto miliardi di anni fa, prima ancora che se ne parlasse sui social, che venisse fuori un po' il boom per questo libro, proprio l'ho comprato. Ancora prima che io mi mettessi a guardare video su YouTube, quindi si parla proprio di anni, anni, anni fa, secondo me era appena stato edito in Italia, o riedito, perché adesso il libro è parecchio vecchiotto, Una stanza piena di gente, forse riedito comunque. Folgorata da quel libro, mi era piaciuto tantissimo, e mi ero sempre riproposta di recuperare, sempre dello stesso autore, l'altrettanto famoso, forse un po' di meno, ma comunque altrettanto famoso, Fiori per Algernon. Non so se si pronunci così, non ho mai capito se si pronuncia Algernon, Algernon, io dico Algernon, che viene nominato anche qui sopra, perché appunto altro titolo molto famoso dell'autore mi ispirava tantissimo. E arriva Jessica e mi fa scoprire che Daniel Keyes, perché ovviamente, cioè, basta andare su Wikipedia, ma non mi ero mai informata più di tanto, avevo il pallino di recuperare prima o poi quest'altro titolo famoso dell'autore, quindi non mi ero informata su altre cose che poteva aver scritto. Quindi, sorpresa delle sorprese, quando ho scoperto la Quinta Sally di questo autore che appunto volevo continuare a leggere e a scoprire, e anche qui una bella trama strong di quelle che piacciono a me. Sally Porter apre gli occhi in un letto d'ospedale, non ha nessun ricordo della sera precedente né di come sia finita lì. Di una cosa però è certa, non è possibile che abbia tentato il suicidio come le hanno riferito i medici e neppure che abbia quasi ucciso i due uomini che l'hanno salvata per poi cercare di violentarla. Eppure i medici non mentono ed è così che Sally scopre di soffrire di un grave disturbo dissociativo dell'identità. Infatti era Nola, l'artista che possiede uno studio al Greenwich Village, che voleva morire ed è stata Jinx, la violenta assassina, a difendersi dagli aggressori. Tuttavia in Sally albergano altre due personalità che prendono di volta in volta il sopravvento: Derry, la cameriera gentile e affabile con tutti, e Bella, la seduttrice. Sconvolta da quella rivelazione, Sally chiede aiuto al dottor Roger Ash, un esperto di personalità multipla. Per il dottor Ash l'unica soluzione è fondere diverse personalità per dare vita alla quinta Sally, una Sally finalmente unita e completa. Quindi diciamo che è un libro che sicuramente ricalca molto quello che è stato Una stanza piena di gente. Anche se quello era un libro basato su un fatto realmente accaduto, questo immagino e penso è tutto inventato dall'autore. Quindi Una stanza piena di gente era un libro basato su una storia realmente accaduta, cioè non basata, una testimonianza, un
un libro documentario su una storia realmente accaduta. Questo invece è fiction, una stanza piena di gente, il protagonista era un uomo e qui una donna. Quindi diciamo che potrebbe essere un libro specchio per quanto riguarda una stanza piena di gente. Ovviamente mi ispira da morire. Poi, ultimi due regali. Questo è un regalo inaspettato anche perché un po' alla stregua di Jessica, cioè, mi era già stato fatto un regalo da questa persona, ovvero il cuscino di Pennywise. E poi a sorpresa mi arriva questo libro perché in teoria dovevano arrivare insieme, ma Amazon ha diviso i regali, quindi questo mi è arrivato dopo. Quindi grazie ancora Silvia. Triora, anno domini 1587, storia della stregoneria nel ponente Ligure. Questo bellissimo e pesantissimo libro che parla di streghe, altra mia passione. Quindi felicissima e curiosissima perché mi piacciono molto questi libri che vanno a indagare la questione streghe in luoghi geografici circoscritti, quindi non quei saggi che parlano in maniera molto generale della caccia alle streghe e di tutto quello che è stato la storia di tutte le donne che sono ta state tacciate di stregoneria, ma qua si va un pochino più nello specifico e quindi si parla di Triora, di questo paese di questo paese Ligure, perché dice nel ponente Ligure, quindi no. Ho detto Silvia, ma era Lisa, è perché ha un nickname su Instagram dove c'è anche il nome Silvio, e quindi tutte le volte io la chiamo Silvia, ma si chiama Elisa, vabbè. Volevo vedere se c'era scritto nello specifico dove si trova Triora, perché anche in geografia la mia ignoranza non ha confini. Se c'era qualche indicazione geografica più precisa, vabbè, comunque sarà un paesino, una città, Ligure, non lo so. Sto facendo una delle mie belle solite figure di ignoranza. Pa, 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 pa. Ve lo dirò quando lo leggerò, perché non riesco qua a capire. Comunque, parla di streghe, direi che non c'è molto da dire. È interessante perché in questa edizione c'è anche tutta la parte in inglese, ovvero la prima parte del libro è tutto scritto in italiano, la seconda parte è la traduzione in inglese. Quindi potrebbe essere anche un ottimo esercizio per provare a leggere un po' in inglese e poi c'è tutta la parte fotografica. Tutte le fotografie in bianco e nero. Bellissime, bellissime. Quindi grazie ancora. E ultimo, ma non ultimo, anche questo un regalo inaspettato e graditissimo da Margherita. Grazie mille Margherita, una Margherita tra le pagine, la conoscete di sicuro qua su YouTube, che mi ha stupita con questo regalo. Anche qui un regalo doppio perché un libro che leggerò io, ma che potrò leggere anche con i miei bimbi, di James Herriot, Creature grandi e piccole. Faccio vedere così. Un libro che parla di animali e che è un genere che di solito io non leggo, ma sono felicissima di avere questo libro, innanzitutto perché anche se ci sono libri, generi che leggo di meno, sapete che sono una lettrice curiosa e quindi sono felice quando posso esplorare mondi al di fuori della mia comfort zone e magari scoprire una nuova passione, anche se di tunnel non ne ho bisogno perché ne ho già abbastanza, però mai mettere freni alla provvidenza. E perché quando ho letto la quarta di copertina mi ispira tantissimo, quindi non vedo l'ora di affrontare questo libro, immergermi in queste pagine che saranno di sicuro una coccola
e poi più avanti di leggerlo anche con i miei bimbi. James Herriot racconta i suoi primi 2 anni di professione trascorsi nello Yorkshire. Veterinario alle prime armi, la sua vita viene subito assorbita da un mondo che impara presto ad amare e ad apprezzare, insieme agli animali grandi e piccoli di cui si occupa per lavoro e agli abitanti di quella regione, un po' ruvidi e scontrosi. Dall'amicizia con Siegfried e Tristan, i due veterinari con cui collaborerà per tutta la vita, ai primi appuntamenti con Helen, che diventerà sua moglie. Dalle cure prestate agli animali delle fattorie, ai tempi ancora senza l'aiuto di antibiotici e penicillina, alle notti trascorse a far nascere cavalli e vitellini. La vita quotidiana di Harriet è una girandola di storie a volte commoventi, a volte irresistibilmente divertenti. Un libro che racconta con delicato umorismo le mille sfide affrontate dall'autore nel guarire i suoi speciali pazienti. Una storia d'amore e compassione per la natura e le sue incredibili creature. Ecco, tanto. Dov'è? Tanto sopporto poco a volte, e non tutti, però tanto sopporto poco le persone. Quanto amo gli animali. Quindi una lettura che sicuramente mi coccolerà. Bene, questi erano i regali. Adesso passiamo ai miei acquisti. Innanzitutto l'unico, direi. No, non è l'unico. Però uno dei pochi libri che ho comprato io nuovi. È un libro di un ragazzo che io ho scoperto su TikTok. Un ragazzo che ha un modo di approcciarsi al mondo dei libri che a me piace tantissimo. Infatti, ogni volta che fa le dirette su TikTok cerco di seguirle, di commentare, lo seguo sul suo gruppo Telegram. Proprio mi piace molto il suo modo di approcciarsi in generale al mondo dei libri. Dico in generale perché oltre a parlare di libri, è anche uno scrittore e quindi quando ho scoperto questa cosa, sia perché ero tantissimo incuriosita e volevo leggere questo libro, ma anche per sostenerlo, perché ci tengo particolarmente, ho comprato Shadow, l'ordine delle ombre di Zach Daleo. Se non lo conoscete, secondo me lo conoscete perché soprattutto su TikTok ha un grande seguito, però se non lo conoscete ancora, su TikTok lo trovate col suo nome Zach Daleo. Anche su Instagram, no, su Instagram ha un altro nome. Vabbè, comunque se scrivete Zach Daleo vi viene fuori la sua pagina, il suo profilo. È un ragazzo veramente appassionato e propositivo. Si vede che vuole lavorare nel mondo dei libri come scrittore, ma non solo, tant'è che ha organizzato tanti eventi che riguardano il mondo del BookTok, dei libri, ha fatto anche dove era? In Sicilia, se non sbaglio, adesso non mi ricordo più dove di preciso, tutta un'iniziativa legata ai libri al Natale, in collaborazione con una libreria e con la biblioteca, cioè si dà veramente tanto da fare, si vede proprio che ha la passione, ma quella passione pura, positiva del voler vivere il mondo, anche nei social, il mondo dei libri. Quindi non è competitivo o non lo so, ci sono di quei profili che si vede che hanno un po' quella vena che secondo me guasta un po' quello che è lo spirito che dovrebbe essere, lo spirito che dovrebbe unire tutti noi lettori, quello spirito un po' competitivo del voler arrivare a tutti i costi, del voler arrivare con qualsiasi mezzo. Solo per avere tanti follower, avere un determinato seguito. Invece io in lui veramente trovo la purezza della passione, della vera passione per tutto quello che è il mondo che riguarda i libri. Parlarne, scriverli, leggerli, organizzare iniziative per accomunare più lettori. E quindi niente, cioè sono veramente incantata da quello che è tutto il lavoro che fa Zach Daleo e nel mio piccolo lo voglio sostenere il più possibile. E anche perché sono curiosa, perché mi incuriosisce tantissimo questo libro, quindi ho recuperato questo. Ne ha scritti vari di libri, ma questo direi che è non il primo, ma il primo primo se non mi sbaglio, si trova solo in digitale, sapete che io non leggo in digitale.
Quindi comunque, vabbè, in cartaceo questo dovrebbe essere il primo. Infiniti strati, infinite strade e noi di questo universo tutti quanti siamo solo ombre. Già questa frase e io parto. Tra l'altro un libro molto curato perché dentro ci sono tutti questi disegni, a ogni capitolo. Penso curati anche questi da lui perché se non sbaglio è anche grafico e poi vabbè una cosa che io faccio questi collegamenti ma mi ha fatto scoppiare il cervello è il suo percorso di studi e poi quello che sta facendo che secondo me lo accomuna tantissimo a Chiara Valerio perché ha avuto un percorso di studi, penso che sia laureato in matematica se non sbaglio. Correggimi, non penso che vedrai mai questo video, ma nel caso correggimi. E poi è passato dalla matematica al mondo dei libri, che è sempre stato parte della sua vita, cioè ha sempre letto, però a livello di aspirazione di carriera è passato dal mondo della matematica, dagli studi che ha fatto, al mondo della letteratura, come Chiara Valerio, che è laureata in matematica, ha anche insegnato matematica e adesso, tra le tantissime cose che fa, è scrittrice. E lavora per, come dice lei, per i tipi di Einaudi, quindi è immersa nel mondo della letteratura, senza aver mai abbandonato anche il mondo della matematica. E a me queste cose fanno scoppiare il cervello. Quindi altro punto a favore di Zach Daleo, un percorso molto simile a quello di Chiara Valerio. Sapete che io sono bimba di Chiara Valerio e la amo follemente. E volevo vedere se c'era. Una quarta di copertina che non c'è. Ecco qua, vedete il suo profilo, Zach Daleo, con tutti i suoi contatti, i ringraziamenti e se io volessi dirvi di cosa parla questo libro, non ve lo dico perché non c'è una quarta di copertina. E quindi andate a sentimento come ho fatto io. Ah no, qua c'è scritto trama grosso così, ma ce la posso fare. È questo, vero? Non è che leggo qualcos'altro? Sì. Allora, Dan, Zoe, Ele e Leo, quattro amici, estate 2017, un'isola e i ricordi di un passato che vuole tornare. Clara e Alida, 1968, e un delitto mai risolto. Malacchia, 1603, Santa Inquisizione e un diario scomparso. Rolando, 1202, Medio Oriente e una maledizione che li segnerà per sempre. Daniel, Zoe, Eleonora e Leonida si troveranno nel bel mezzo di una lotta ancestrale tra bene e male, tra immortali e regno delle ombre, rischiando di rivelare all'umanità un segreto antico quanto il mondo stesso. Contate che io ho comprato il libro senza sapere di cosa parlasse, l'ho scoperto adesso con voi e già mi ispirava un sacco. Comprate, leggete, seguite Zach Dalio. Poi, qua c'era un altro libro, secondo che non l'ho messo perché sono una cretina. Ormai voi lo sapete. Questo. Mettere le cose in ordine. Vabbè. Allora, non in ordine cronologico perché questi sono gli ultimi che ho comprato, ma vabbè, chi se ne frega. Comunque, perché quando ho visto questo libro e il prezzo di questo libro, io ho detto, c'è qualcuno che mi vuole bene, non so dove perché io non sono credente, quindi non so dove nell'universo, ma c'è qualcuno che mi vuole bene perché ha messo questo libro lì. E io l'ho visto e sto parlando di questo God Save, cioè dei Sex Pistols, non dei Sex Pistols, un libro sui Sex Pistols. Cioè, come si chiamano i book table, quei libri da tavolino? Ovviamente in celofanato, non l'ho ancora aperto. Cioè, guardate che meraviglia! Ed è un libro che
parla dei Sex Pistols. C'è altro da dire? Un libro che a prezzo pieno costava 60 euro. Io l'ho pagato meno della metà. Potevo lasciarlo lì, meno della metà, meno di 30 euro. Un libro che inizialmente ne costava 60, ancora in celofanato nuovo sui Sex Pistols. Cioè, c'è altro da dire? Assolutamente no. Vostro onore, questo qua, se non spacco anche il tavolo. La felicità di quando ho visto questo libro e di quando ho visto il prezzo, e ho detto: tu, cioè, sei mio, vieni a casa con me e ci ameremo per tutta la vita. Stupendo, molto probabilmente lo aprirò tra poco, cioè non tra poco adesso, tra poco, tra qualche giorno, perché sto facendo non esattamente un percorso di letture, perché sapete che io entro nei miei tunnel, ma poi esco, rientro, prendo il tunnel di fianco, poi prendo un'altra via, torno giù dalla collina. Io non faccio percorsi di lettura, ci posso anche provare, ma poi no. Ma potrebbe concludere una parte di un percorso di letture che sto facendo che riguarda la musica. Non vi dico altro perché ve ne parlerò nel wrap up e non vi voglio far spoiler, vi voglio tenere lì, incuriosire, tenere attaccati allo schermo, ma probabilmente ve lo farò vedere nel prossimo wrap up aperto. Poi, sempre quel giorno, sempre all'usato, ho trovato Quel fantastico giovedì di John Steinbeck in queste edizioni che io adoro, edizioni Oscar Mondadori, del di quando sei tu, cara edizione. No, vabbè, non avevo visto questa chicca con questa calligrafia bellissima. C'è scritto che è stato acquistato il 26 luglio del 1970. Vabbè, che meraviglia! Non so se si vede qua. Io adoro queste cose. E questa, appunto, è la terza edizione del luglio del 70, quindi è stato acquistato proprio appena è uscito. Ma non lo so, o da un lettore molto preciso, un po' come me, o non è stato letto dopo che è stato acquistato, perché è nuovo, la costa non è rovinata, le pagine sembrano non essere state neanche aperte. E vabbè, cosa c'è da dire? Steinbeck, io è un autore che Steinbeck, anche qui la pronuncia non ho mai capito, e che voglio approfondire il più possibile. Io non ho ancora letto i suoi grandi capolavori, i libri più famosi, ma ho letto La Corriera Stravagante, tra l'altro in stessa edizione, sempre Oscar Mondadori degli anni 60-70, e sempre presa dall'Antonella, tra l'altro, anche quell'edizione. Mi era piaciuto da morire, e quando ho trovato questo ho detto: vabbè, vieni a casa con me. Non ho neanche letto cosa dice dietro la quarta di copertina, perché Steinbeck si prende. Reduce dalla guerra alla nativa Monterey di California, Doc, un giovane biologo, vi ritrova immutati sole, mare e tradizioni, e con essi la vecchia compagnia di Canary Row, il quartiere dell'allegra cittadina dove ha la sua casa. Qualcosa però è cambiato in lui. Da uomo pacifico, soddisfatto della vita, Doc si scopre inquieto, scontento, intollerante del proprio mondo. Cerca disperatamente una via d'uscita, illudendosi di trovarla nella ricerca scientifica. Sarà invece Susie, una ragazza di facili costumi e priva di cultura, ma sincera e decisa, che comparendo in scena quasi per burla in un fantastico giovedì, indicherà a Doc la strada da scegliere e gli darà col suo amore la forza di percorrerla fino in fondo. Attorno ai due protagonisti ruota tutto il piccolo mondo provinciale del quartiere: il messicano, la rufiana, lo sconcertante Hazel, quell'umanità minore tanto cara a Steinbeck che qui vive un felice eterno giovedì della vita. Steinbeck, e anche qui c'è poco da dire. Poi avevo visto in vetrina prima di entrare questo libro e ho detto: lo voglio perché questa è un'attrice che mi è sempre piaciuta tantissimo e quindi voglio leggere questa biografia, ovvero Monica Vitti di Cristina Borsatti. Non c'è nulla da dire, è la biografia. È un libro che ripercorre la vita di questa straordinaria e bellissima, perché per me bella come Monica Vitti poche al mondo, questa attrice che ho sempre molto apprezzato, amato, nei ruoli che ha fatto, per la sua bellezza, per anche la voce. Aveva una voce molto particolare che a me piaceva parecchio. Cioè, guardate che meraviglia, bellissima.
E quindi molto curiosa, spero che sia una di quelle biografie scritte bene e non didascaliche con l'elenco di quello che ha fatto Monica Vitti nella sua vita, anche perché vedo che questa cosa dell'elenco è stato fatto in fondo al libro c'è la filmografia, benissimo, così mi farò ispirare per guardare film che magari non ho mai visto dove c'è lei. Sacco di roba. Filmografia, questo che cos'è? Indice dei nomi. La bibliografia. Cosa ha fatto in televisione, cosa ha fatto a teatro, quindi comunque c'è tutto l'elenco della sua che riguarda la sua carriera cinematografica, televisiva, eccetera, eccetera. Quindi spero che il resto del libro sia scritto in maniera un pochino più accattivante e scorrevole e non solo come un elenco dei fatti che hanno caratterizzato la vita di questa grandissima attrice. Tra l'altro anche questo libro nuovo. E poi lui. Me l'ero ripromessa, avevo detto se lo trovo all'usato, ovviamente a un prezzo decente, perché non ci voglio spendere. Innanzitutto non lo comprerò mai nuovo, uno perché non volevo spenderci quei soldi, due perché non volevo che quei soldi arrivassero direttamente o indirettamente nel tasche di tal personaggio. Quindi ho detto lo compro all'usato e se mai lo troverò è a un prezzo decente, perché non ci voglio spendere chissà che cosa, ma sono troppo curiosa. Quindi quando l'ho visto lì, ho detto tu vieni a casa con me e sto parlando da 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 Spare, il minore Prince Harry. Praticamente, da dove nasce la mia curiosità verso questo libro? Io non ho mai seguito particolarmente le vicende della Royal Family, a parte quelle più eclatanti, tipo purtroppo la morte di Diana, anche lì, ognuno la pronuncia un po' a modo suo, però non mi sono mai interessata più di tanto. Quando è uscito questo libro, in verità non me ne poteva fregare di meno, proprio perché non avendo mai seguito le vicende da vicino, cioè mi bastava magari quel gossip che potevo trovare in giro sui vari social, ma senza andare ad approfondire. Tant'è che non ho mai visto l'intervista che ha fatto lui con sua moglie, la famosa intervista che ha fatto venire su tutto lo scandalo. Sentivo voci, seguivo persone che magari ne parlavano nelle storie su Instagram, però non ho mai approfondito. Poi cos'è capitato? Quando è uscito questo libro, io allattavo ancora mia figlia e quindi la sera ero bloccata nel letto con lei e non riuscivo a leggere in cartaceo perché ovviamente essendo stesa con lei attaccata lì e con la luce spenta o una lucina molto fioca vicino, ero impossibilitata. E facevo fatica anche a leggere in digitale perché sapete che io ho un po' un problema con il digitale, ho letto in passato in digitale ma non è tanto il mio, quindi principalmente stavo lì col cellulare fino a quando non mi veniva sonno a guardare i social, scrollare notizie così. Una sera che mi ero scocciata, ho detto fammi vedere, visto che ho l'applicazione del Kindle sul cellulare, fammi vedere se c'è qualche titolo di quelli gratis che magari posso iniziare a leggere qui, quei titoli, magari trovo qualche romance, qualcosa ovviamente di leggero, perché già non leggo in digitale, figurati sul cellulare quanto possa riuscire a leggere e rimanere concentrata. E mentre spulciavo mi è venuto fuori questo titolo e c'era l'anteprima. Visto che qualche giorno prima avevo letto l'anteprima di Blackwater sul cellulare, me ne ero innamorata e infatti poi ero andata subito a recuperare il primo volume di Blackwater, grande amore della mia vita. Ho detto fammi leggere l'anteprima anche di questo libro. Per curiosità ho detto leggo le prime pagine così per vedere più o meno com'è scritto e poi ciao, tanti saluti. Ma proprio così, un momento di noia, è stato proprio un caso. A parte che l'anteprima erano tipo 80 pagine, cioè di solito le anteprime sono il primo capitoletto, le prime 5-10 pagine, cioè mi sono letta 80 pagine di... Adesso 80 non lo so perché sul cellulare faccio fatica a capire il formato tutto, però cioè, mi ricordo che andavo avanti e dicevo: ma siamo sicuri che è l'anteprima? Cioè, di sicuro non l'ho comprato perché non ho cliccato niente, ma siamo sicuri che è l'anteprima? Perché cioè, qua c'è tutto il libro. Poi vabbè, il libro è bello cicciotto, quindi ci sta che anche l'anteprima fosse bella corposa. Però ho letto un bel pezzettone. E
E mi è venuto su un nervoso per come è scritto, per il, proprio il, oltre a livello proprio di stile che, vabbè, quando lo leggerò poi ne parleremo meglio, però da quello che mi ricordo, uno stile che mentre leggevo dicevo, ma un bambino di quinta elementare forse faceva meglio. E il tono molto pietoso, molto da vittima innocente, che poi magari lo è, perché ribadisco, io non me ne intendo, non ho mai seguito la famiglia reale, quindi non so neanche di che cazzo sto parlando, però sono quei toni, quando si dà quel tono alla narrazione che a me irrita, proprio mi viene male, poi vabbè io non sopporto sua moglie, mi sta sulle balle in una maniera assurda, e quindi secondo me lui, ribadisco, parlo da ignorante, da una che... A parte che non li conosco personalmente, quindi non so di cosa sto parlando, ma proprio non seguo le vicende, però mi sa di un povero uomo manipolato una donna che non mi sta molto simpatica. E quindi niente, ho detto, porca miseria, sono curiosa di vedere dove va a parare, cosa racconta, come va avanti, ma non ci spendo i 25 euro, anche perché quei 25 euro magari non arrivano direttamente a lui, però non lo so, non, cioè proprio mi infastidiva. Però ho detto, però sono talmente curiosa che se lo trovo all'usato a un prezzo decente lo compro, perché voglio vedere come va a finire, voglio andare avanti a leggerlo. E mesi dopo l'ho trovato all'usato e quindi è venuto a casa con me. Da quant'è che sto parlando oggi? Cioè vi sto veramente raccontando aneddoti di cui non ve ne voglio fregare di meno, ma vabbè, adesso andiamo più veloci perché qua non c'è niente da raccontare. Altri due libri che ho trovato all'usato e che mi sono voluta accaparrare. Un libro di Amelino Tombo, qua c'è poco da dire, né di Eva né di Adamo, sapete che è una scrittrice che io amo particolarmente. E quando si trova Amelino Tombo all'usato, si prende, senza se e senza ma. E quindi questo non ce l'avevo, non l'avevo ancora letto e mi sono presa questo. E poi di Elias Canetti, Auto da fè. È un autore che praticamente non conosco, nel senso che Canetti, ok, ma non vi so dire cosa ha fatto, cosa non ha fatto, proprio anche qui ignoranza. Il video lo intitolerò Video dell'ignoranza, della mia ignoranza, però è un nome sentito e risentito, perché ovviamente è un signor autore, adesso anche senza sapere cosa non ha fatto, cosa non ha fatto. Vabbè, un premio Nobel, niente. Ma perché mi seguite? Questo non mica il mistero della vita e della morte, il mistero vero è perché mi seguite. Premio Nobel per la letteratura. Basta, qua non dice altro, però vabbè, direi che basta e avanza. Ho sempre avuto un po' questo nome in testa, cioè lo vedevo in libreria, spesso appunto nelle librerie dell'usato, poi la Lia ha letto un libro di Canetti per il suo gruppo di lettura. Oggi faccio un sacco di spoiler su quello che legge la Lia, così andate a seguirla perché se siete incuriositi vi do questi piccoli spoiler così poi incuriosite andate a vedere i suoi video dove parlerà meglio di quello che ha letto Canetti per il gruppo di lettura, non le è particolarmente piaciuto, però sapete che io, la mia curiosità, cioè come è vasta la mia ignoranza, è vasta anche la mia curiosità, quindi quando una persona parla male di un libro, non è che mi allontana da quel libro, cioè parla male, non ne ha parlato male, assolutamente, però magari non è preso da quel libro, non è convinto, finisce un libro e dice non mi è mica tanto piaciuto. Non è che io dico, ah vabbè, allora niente, no, io mi incuriosisco ancora di più. Quindi, quando ho visto questo, che non è il titolo che ha letto Lia, ne ha letto un altro, non mi ricordo quale, andate sul suo canale per scoprirlo, ho detto, da, insomma, sono anni che ci giro intorno, che lo vedo alle librerie dell'usato, è un premio Nobel, basta, voglio scoprire chi è Canetti con questo libro scritto. Minuscolo questo muro di parole che proprio facilita la lettura. Viene voglia, proprio, quando sono scritti così piccoli con queste pagine che colpiscono in faccia. E la trama di Auto da fè, che se non ho letto male qua dovrebbe essere il suo primo libro. Auto da fè, primo libro di Canetti.
quindi parto proprio cronologicamente parlando in maniera giusta. Da una parte un grande studioso, Kien, che disprezza i professori, ritiene superflui e sgradevoli i contatti col mondo e ama in fondo una cosa sola, i libri. Ma perché c'ho sta basetta che viene su oggi così? E io molto affine a Kien. Dall'altra la sua governante, Therese, vabbè, che raccoglie in sé le più raffinate essenze della meschinità umana. Basta, sulla trama non dice nient'altro, ma direi che già queste due figure così delineate mi ispirano tantissimo. E voglio, sono curiosa di approcciarmi a Canetti per capire se anch'io dirò come Lia anche no, o se invece sboccerà un nuovo amore e un nuovo tunnel. Ultima pila. Allora, usato, 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 usato. Gli ultimi quattro usati e poi ce ne sono tre nuovi. Allora, all'usato ho trovato Nana di Zola, autore che io ho già affrontato, autore che mi piace. Sapete che io sono abbastanza ben predisposta verso gli autori francesi classici. Questo l'avevo iniziato, l'avevo preso in biblioteca dopo aver letto Thérèse Raquin. Mi ero innamorata di Thérèse Raquin, volevo leggere Nana. Perché era il primo libro da cui volevo partire, ma non l'avevo trovato, quindi avevo trovato Therese Raquin, avevo letto quello innamorata, ero tornata a cercare questo, che era il libro che mi incuriosiva di più. Per una cazzata, semplicemente perché Nana aveva un'assonanza con quello che era il soprannome di mia nonna paterna, che chiamavamo Nenè, e quindi non lo so, questa assonanza mi piaceva, io volevo leggere Nana. L'avevo preso in biblioteca, l'avevo iniziato, ma secondo me non era il periodo giusto perché proprio no, mi annoiava, non riuscivo ad andare avanti, ma non era il libro. Secondo me, perché poi magari rileggendolo incapperò nello stesso blocco e magari questo libro di Zola non fa per me. Però sono molto molto propensa a pensare che in verità non fosse semplicemente il periodo giusto per leggerlo. Quindi, essendo poi della biblioteca, avevo stoppato la lettura, l'avevo riportato indietro, non l'avevo mai più riaffrontato. L'ho trovato all'usato e ho detto basta, voglio rimmergermi nella scrittura di Zola e vedere se appunto questo libro non era tanto nelle mie corde o semplicemente l'avevo preso in mano nel momento sbagliato. Poi ho trovato, no, questo non l'ho preso usato, non mi ricordo, non lo so, l'ho comprato, usato, non usato, chi se ne frega. Lizzie di Shirley Jackson, sapete che è un'autrice che mi piace, di cui ho già letto qualcosa e questo mi mancava e quindi l'ho recuperato. Questo all'usato, con anche lo scontrino che viene fuori, ma lo scontrino non è del libro, ma è della gelateria La Romana, quindi non c'entra niente. E l'ho trovato all'usato e l'ho recuperato perché è un autore anche questo che voglio esplorare sempre di più. Sapete che per i racconti mi è piaciuto molto, un libro suo che ho letto è stato un po' ma andrò avanti a leggere altro di suo, di Eraldo Baldini, L'uomo nero e la bicicletta blu. Questo che è un po' meno famoso, vi leggo la parte di copertina perché Nana e Lizzi. No, non vi ho letto la quarta di copertina, ma perché sono libri famosissimi. È il 1963 in un piccolo borgo della campagna romagnola, dove il tempo sembra essersi fermato. Gigi ha 10 anni e a farlo sognare sono la bicicletta blu da 20.000 lire vista in una vetrina e che la sua famiglia non può permettersi e la sua amica Allegra, figlia del direttore della banca da poco trasferito in paese. Il padre vende bestiame, ma gli affari vanno male. Il nonno, reduce della prima guerra mondiale, impugna il fucile a ogni occasione e il diabolico fratellino Enrico riesce a spacciarsi per un angioletto e ad averle sempre tutte vinte. Gigi si inventa mille lavori per comprarsi l'oggetto dei suoi sogni, muovendosi in un mondo pieno di personaggi sgangherati come il Carlino con il suo testicolo enorme, il morto che, dato per defunto, era poi ricomparso tra lo sconcerto generale, e la vecchia Tugnina con le sue favole invariabilmente concluse dell'uomo nero che si mangia tutti. Che gioia. Fino a quando, in un pomeriggio di ottobre, l'uomo nero esce dalle fiabe per porre fine alla spensieratezza dell'infanzia. E quel meraviglioso 1963 diventa l'anno in cui tutto cambia. Quindi capite bene che anche questo è molto nelle mie corde.
Questo non ho memoria, non mi ricordo. L'ho comprato io, me l'hanno regalato. No, oddio, ho un vuoto. No, penso di averlo comprato io. Modena. Sì, l'ho comprato io all'usato, perché Modena. Modena, 22 marzo 2003. A Stefania, un bel polpettone intelligente. Tra parentesi, non tu, il libro. Con questa simpatica dedica, Carne e sangue di Michael Cunningham. Ma ho un vuoto, ma un vuoto enorme, non mi ricordo il momento in cui io ho comprato questo libro e del perché. Cioè, cosa mi ha attirato verso carne e sangue? Di quanta carne e di quanto sangue è fatto il sogno americano? Di quanta fatica, sudore, lacrime, sogni infranti e sorrisi spezzati? Nella storia della famiglia Stassos, nei 100 anni che i suoi componenti vivono sul suolo americano alla ricerca di una felicità ordinaria eppure impossibile, Michael Cunningham intreccia i fili di differenti identità, di mondi diversi destinati a entrare in collisione con gli altri e soprattutto con se stessi. Un universo di destini solo apparentemente liberi di seguire il proprio corso e invece votati quasi per diritto di nascita a muoversi, esplorare, provare gioie laceranti e salvifici dolori il cui tratto pare già segnato. L'autore di Leore orchestra in questo romanzo una danza composita in cui ciascun personaggio sembra muoversi nella luce baluginante dell'inquietudine per poi toccare e riconoscere in quei fragili istanti che riscattano un'esistenza l'eterea poesia della vita. Cioè, sicuramente mi intriga, mi interessa, mi incuriosisce molto, ma non mi ricordo perché sono stata spinta a comprare questo libro. Vabbè, però ce l'abbiamo, ce lo siamo portati a casa e lo leggeremo. Poi, 3 libri nuovi, e anche questo secondo me io ve l'ho già fatto vedere, e forse ve l'ho fatto vedere, l'ho rimesso nella pila dei libri da farvi vedere, non lo so, non so, non so più niente. Sempre più disagio nel 2024 invece che migliorare, peggioriamo. Vabbè, se ve l'ho fatto vedere, amen. Lo riguardate, se non ve l'ho fatto vedere, lo vedrete per la prima volta. Baba di Mohamed Mahalel. Secondo me io ve l'ho già fatto vedere. Questo ve l'ho già fatto vedere. Diamo per scontato che ve l'ho già fatto vedere perché sono sicura. Comunque. A 100 edizioni, sapete che è una casa editrice, una nuovissima casa editrice, di cui ho letto un solo libro, ma che ha dei titoli che mi ispirano molto. Così, finiamo il video proprio nel disagio e nella perdita di memoria più totale. Un libro che non mi ricordo come, quando e perché l'ho comprato, e l'altro che sono sicura di avervi già fatto vedere. Ma ho il dubbio perché se l'ho messo lì nella pila dei libri da farvi vedere, perché se ve l'avevo già fatto vedere, chi lo sa? Soliti misteri della vita. Poi questi non ve li ho fatti vedere, questi li ho comprati nuovi e sto parlando di C'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo, di, leggete voi, libro secondo me famosissimo, che non ha bisogno di presentazioni, ne ho sempre sentito parlare molto bene, tra l'altro primo capitolo. Cioè no, non si intitola però Musica dei Sex Pistols, cioè questi collegamenti non voluti ma che alla fine ci sono, stupendi, un romanzo egocentrico, disordinato, eclettico, rabbioso, quella di Medina bababà, è una Colombia dura, quasi invivibile. Bogotà è una New York sotto l'equatore. Cartagena una città immobile. In questo panorama, Reptil, per gli amici rap, balza fuori come l'eroe di una vitalità barbara e iconoclasta, come un maestro di vita beffardo e sboccato, diviso tra aggressività e disperazione. Vuole cominciare una nuova vita, non importa quale, ma intanto vuole dimenticare la ragazza che lo ha lasciato. Perdersi nell'inconcludente disordine della metropoli, inventarsi un film e nel frattempo fa i conti con i suoi miti rock. L'amore devastante tra Sid Vicious e Nancy, il caos interiore di Kurt Cobain. Tutto suona come se la vita si decidesse in prima linea, sempre a 2 passi dal vuoto, in esuberanti performance erotiche, dentro passionali rapporti di amicizia, attraverso maestosi accessi di ira e di gioia. Autentico e violento, vorticoso ma sapientemente strutturato, spudorato ma mai gratuito, questo romanzo è l'opera rock su una generazione che non si lascia etichettare. Anche questo
potrei metterlo in quel percorso di letture che sto facendo in questi giorni. E quindi questo qui. E poi, vabbè, qui non c'è bisogno di presentazioni, mi ha sempre ispirato, poi ne ha parlato. Ne ha parlato, non mi ricordo chi, perché ho un dubbio, ma non voglio dire castroneria. Vabbè, una persona che seguo sui social l'ha fatto vedere e ne ha parlato e mi è tornato sul pallino. Quindi sono andata in libreria e l'ho preso. Festa mobile di Ernest Hemingway, libro che non ha bisogno di presentazioni. Ci giravo intorno da un po' anche a questo libro. Quando ne ho sentito parlare da questa persona, mi è tornato sul pallino e ho detto basta, è il momento di comprarlo. Bene, come vedete nel 2024 non è cambiato nulla se non un peggioramento. Ma noi ci si vuole bene così per come siamo, sconclusionati, disagiati, smemorati e basta, però amiamo i libri, li compriamo, li leggiamo e ne parliamo tutti insieme appassionatamente. Basta. Questi sono i libri entrati a dicembre in casa mia, tra calendario dell'avvento, regali e autoregali comprati da me. E noi ci vediamo alla prossima con, penso, il wrap up di dicembre, perché ho letto un bel po' e quindi ci sarà da parlare un bel po'. E poi appunto voglio riproporre un tag che ha fatto Selvaggia che mi è piaciuto molto, dove parlerò un po' a ruota libera di libri, di come vivo io in questo mondo di libri. Bene, basta. Adesso vado a far colazione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!